Buongiorno, sono felice di presentarvi oggi il volume La geopolitica del digitale. Prima perché con l'aiuto della mia giovane collega Carolina Polito è stato un bellissimo momento di ricerca, di lavoro editoriale e quindi la produzione di un libro è sempre una grande soddisfazione. Ma dietro questo volume che già è uscito e si può reperire online sul sito dell'Istituto Affari Internazionali, si nasconde un lavoro di ricerca importante, nuovo, voluto e fatto con un contributo del Ministero Affari Esteri, che ringrazio, ma anche della Compagnia di San Paolo. E quindi abbiamo potuto lanciare per la prima volta una riflessione sulle implicazioni internazionali del digitale, una cosa assai nuova, che ci ha portato a radunare anche un gruppo di ricercatori giovani, tutti sotto i 30 anni, che non significa, come dire, una qualità superiore, ma vuole dare un segno, il segno che bisogna in Italia e anche in lingua italiana formare nuovi specialisti su queste questioni. Gli argomenti sono stati vari, dal confronto fra Europa, Stati Uniti e Cina sulla protezione dei dati, dall'evoluzione europea, la cyber security, la questione delle smart city e la politica, insomma una serie di capitoli, senza dimenticare ovviamente l'aspetto etico che abbiamo anche toccato, l'etica degli algoritmi, una serie di aspetti fondamentali per lo sviluppo di questa ricerca. Vorrei però soffermarmi su un paio di punti. Stiamo vivendo dei giorni complicati, difficili. Stiamo facendo questo evento anche perché la crisi del Covid-19 ci ha impedito di fare la dovuta conferenza pubblica e quindi stiamo già cambiando il nostro modo di lavoro, per fortuna aiutandoci con gli strumenti digitali, con questi video e con il lavoro che prosegue. E lì credo che in questo contesto di crisi internazionale, di rottura delle infrastrutture critiche che stiamo vedendo tramite il forte degrado della salute pubblica legato alla diffusione di questo virus, abbiamo anche un campo ulteriore da pensare e da guardare con l'aiuto delle tecnologie per vedere come la nostra società resisterà in qualche modo con l'aiuto tecnologico e come possiamo ripartire dopo con dei modi nuovi. Tutto questo richiede anche un grandissimo sforzo politico. Già la Commissione europea ha lanciato una nuova strategia digitale ed è un testo che è recentissimo, di fine febbraio, che dobbiamo tutti quanti guardare con grandissima attenzione anche nella volontà di rilanciare l'Europa con modelli di cluster, quindi di settori capaci di fornire dati per l'intelligenza artificiale. E poi ha anche annunciato degli investimenti su delle forme di cloud europee. Queste riflessioni, che sono di pochissimi giorni fa, sono già quasi superate dall'attualità e dalla crisi che stiamo vivendo. Ma questa crisi le sta rinnovando, le sta facendo vedere l'urgenza di passare a un nuovo modello e di poter in qualche modo resistere anche con l'aiuto del digitale. E quindi io sono fiducioso, perché nel coinvolgere colleghi, ma anche autorità, nella presentazione di questo lavoro, vogliamo creare una tensione italiana. L'abbiamo anche fatto con le pubblicazioni sulle colonne dell'OII, commentaries o affari internazionali. Però possiamo mobilitare ulteriormente ricercatori giovani a pensare le tematiche, a pensare il ruolo dell'Europa, a pensare il ruolo dell'Italia nell'Europa e nella competizione internazionale. Ecco, questa è la volontà della ricerca geopolitica del digitale. Questo potete già vedere se leggete questi capitoli e leggete le varie pubblicazioni che ne abbiamo in qualche modo proposto in seguito,
e mi auguro che apre un ciclo di ricerca che certamente il programma Tecnologie e Relazioni Internazionali dell'OII cercherà di favorire e di sviluppare nel futuro. Grazie. Buongiorno a tutti. Il testo curato dall'OIAI si inserisce nelle analisi del MAICI volte a comprendere e governare i cambiamenti tecnologici dirompenti della nostra epoca e le loro implicazioni per la politica estera. Alle ormai tradizionali dimensioni della geopolitica e della geoeconomia, il volume aggiunge la dimensione della geotecnologia come fattore trasformativo e abilitante di politica estera. In sostanza, il libro vede l'innovazione tecnologica come strumento, poiché essa supporta le funzioni e i compiti quotidiani di chi opera in politica estera, ad esempio in materia di prevenzione delle crisi, di mediazione di conflitti internazionali, di negoziati, a qualunque titolo, ma anche come elemento determinante, soft hard power, e come capacità competitiva di un paese, e quindi componente chiave del sistema di equilibrio globale tra le grandi potenze. Nei prossimi decenni l'accesso alle masse di dati, cosiddetta big data, elaborati a velocità sempre maggiori grazie alle tecnologie come 5 e 6G, e anche alla disponibilità di strumenti di intelligenza artificiale, rappresenteranno variabili determinanti della nuova equazione del potere nelle relazioni internazionali che influenzerà le interazioni tra paesi e di conseguenza le loro necessità di politica estera. In ultimo, è anche analizzata come componente strutturale del discorso politico interno ed esterno, per le sfide e il senso di incertezza che genera, basti pensare all'etica, alla sicurezza, all'impatto sociale. L'innovazione tecnologica è presente in ogni ambito dell'agenda di policy, dall'economia agli affari internazionali, passando per la sicurezza, per arrivare alla tutela dei diritti umani e dell'etica, spingendosi fino alla tutela della democrazia stessa. Infine, sono felice di dire che questo volume è stato finanziato con il bando pubblico della Farnesina destinato a contributi e attività di studio, ricerche e analisi in materia di politica estera, una delle nostre priorità per sostenere la ricerca di enti e ONLUS. Il nostro paese porta avanti la sua riflessione e le sue iniziative sia su un piano di crescita economica interna, sia su quello di azione diplomatica internazionale. Per quanto riguarda il primo aspetto, mi preme sottolineare il ruolo fondamentale dei settori dell'alta tecnologia nella promozione e nella crescita dell'economia italiana, che sono generalmente settori ad alto valore aggiunto e caratterizzati da alta competitività internazionale. Da qui l'importanza strategica di adottare politiche pubbliche mirate a promuovere la trasformazione digitale e tecnologica del paese, favorendo le interazioni e gli scambi di conoscenze tra gli attori dell'innovazione. Al riguardo, il governo sostiene l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e dell'innovazione, perché gli investimenti in ricerca e sviluppo costituiscono il motore fondamentale per consolidare posizioni economiche e acquisire delle nuove, in particolare nell'attuale fase di trasformazione tecnologica. Un'attività che si svolge in stretta sinergia con gli altri ministeri e con i maggiori centri di ricerca nazionali e che si avvale del supporto della rete degli addetti scientifici presenti all'estero al fine di rafforzare la proiezione integrata in Italia e il partenariato tra le nostre imprese innovative, i centri di ricerca e le università. Io sostengo sempre che ogni accordo economico-commerciale vada accompagnato da un accordo scientifico e culturale perché è il fattore abilitante di una sinergia tra popoli. Il programma Italia 2025, ovvero la strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell'Italia, vede il MAICI presente iniziative a supporto di aziende operanti in ambiti strategici come l'intelligenza artificiale, la cybersecurity, la robotica, la mobilità autonoma. Al fine di favorire i contatti e la condivisione di informazioni nei settori della ricerca e dell'innovazione, ricordo la piattaforma InnovItalia, uno spazio di incontro e confronto tra ricercatori italiani, imprese e istituzioni nello scenario internazionale. Per quanto invece riguarda l'azione diplomatica del nostro paese, stiamo portando il nostro contributo di idee e di esperienze in diversi fora e su diversi tavoli internazionali, per far sì che l'innovazione e la transizione globale alla digitalizzazione preservi i diritti fondamentali e costituisca un'opportunità di benessere per tutti. La nostra azione si esplica prima di tutto nel contesto comunitario. La rivoluzione digitale e la padronanza europea delle tecnologie chiave,
ovvero il calcolo quantistico, l'intelligenza artificiale, la blockchain, sono parte essenziale del programma della nuova commissione geopolitica del presidente von der Leyen. I tre obiettivi chiave del piano digitale si pongono l'obiettivo di porre l'Europa nella posizione di trendsetter tecnologico nel dibattito globale. Sempre in ambito comunitario, siamo e siamo stati parte importante delle attività di definizione di standard e policies. In quest'ottica va letta anche la nostra partecipazione ai tavoli globali, in particolare all'Open-Ended Working Group dell'ONU, creato per discutere l'impatto degli sviluppi in materia di ICT sulla sicurezza internazionale. La comunità internazionale sta discutendo in modo approfondito di come garantire l'applicabilità del diritto internazionale, incluso quello dei diritti umani e quello umanitario, al campo cibernetico e di come tutelare il sistema internazionale dell'aumento di attività cibernetiche malevole. Infine, insieme ad altri paesi dell'UE e ad altri like-minded, il 23 settembre scorso abbiamo firmato una dichiarazione politica promossa dagli Stati Uniti sul comportamento responsabile degli Stati nello spazio cibernetico. Ci muoviamo dunque in raccordo con i principali alleati per fare di quello cibernetico uno spazio realmente aperto, libero, sicuro e pieno di opportunità per tutti. A partire dal 1° dicembre del 2020, l'Italia assumerà la presidenza di turno del G20. Tra le priorità che stiamo attualmente valutando, la digitalizzazione occuperà certamente un posto chiave. Da un lato, infatti, le nuove tecnologie dell'informazione possono migliorare la nostra vita quotidiana e apportare benefici sociali in una vasta gamma di settori. Dall'altra parte, tuttavia, è essenziale riconoscere che la raccolta di dati personali comporta rischi potenziali per tutti noi. La tutela della privacy è quindi un'esigenza fondamentale. La sfida del digitale presenta due aspetti importanti. Da un lato, ha un impatto talmente trasformativo sulle nostre vite e sulla nostra società che la sfida potrà essere vinta solo col contributo di tutti. Per sua natura, inoltre, la connettività su cui si basa la trasformazione digitale ha una natura collaborativa. Dall'altro, più grande è la trasformazione, più alto è il rischio di instabilità, anche per le spinte in favore della creazione di nuovi equilibri di potenza geopolitici o appunto geotecnologici. In un contesto così fluido e di rapido mutamento, l'Italia può e deve fornire un contributo di idee e di stabilità al dibattito internazionale in corso, forte della sua tradizione giuridica e culturale e della sua expertise in vari campi. Prendiamo ad esempio il contrasto alla criminalità in ambito cyber. Questo tema verrà particolarmente in rilievo nei prossimi mesi a proposito di un nuovo strumento pattizio che la risoluzione russa dell'ONU ha recentemente chiesto di negoziare, nonostante la vigenza della Convenzione di Budapest che l'Italia e i paesi UE hanno ratificato e che viene richiamata anche nel vostro testo. Pensiamo alle sfide del 5G, qui l'Italia è in prima fila nelle discussioni che hanno portato al documento comunitario di valutazione del rischio e all'adozione del cosiddetto toolbox sul tema. In questo momento il Paese è inoltre impegnato nell'attuazione della legge che ha istituito un perimetro nazionale di sicurezza cibernetica che costituisce una delle leggi più avanzate a livello europeo che potrebbe costituire un modello per altri paesi. In ogni aspetto adottiamo un approccio multi-stakeholder e siamo parte di iniziative come il Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, che mirano a creare standard condivisi di comportamento in un ambito di evidente evoluzione. Più in generale, l'Italia è consapevole del proprio ruolo di paese fondatore dell'UE e della NATO e della comunità di stati fondanti sui valori di democrazia, Stato di diritto, libertà e diritti fondamentali. Allo stesso tempo, il nostro paese è per sua natura un ponte tra diverse culture e per questo motivo ha sempre fatto del multilateralismo efficace e dialogante un asse portante della propria politica estera. La nostra azione continuerà a muoversi lungo queste due direttrici, che costituiscono da sempre caratteristiche distintive della nostra politica estera. Tutto questo mentre continuiamo a sviluppare soluzioni in-house che ci permettano di raggiungere quella che abbiamo definito una vera e propria sovranità digitale, ovvero una infrastruttura di reti, software, hub e operatori totalmente italiana e quindi europea, in grado di garantire i diritti sociali che sottendono ai valori dell'Unione Europea stessa. Grazie. Buongiorno, prima di rispondere alla sua domanda vorrei fare le congratulazioni agli autori dello studio, all'OIAI, per la pubblicazione di questo volume che in qualche modo colma un vuoto,
nella letteratura sulla materia e ha un approccio, devo dire, molto articolato e comprensivo, cioè offre una panoramica dello stato del dibattito su tanti settori e riesce a dare anche la misura della complessità del tema che affrontiamo. Tornando però alla sua domanda, dunque dopo aver fatto la congratulazione a tutti coloro che hanno lavorato su questo importante testo, il MAECI, e quindi il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è certamente una delle amministrazioni che più si avvale della digitalizzazione perché tra le sue funzioni principali vi è quella di assicurare la comunicazione sia tra il livello centrale e quello, la rete diplomatico-consolare all'estero, sia di mantenere queste comunicazioni riservate e integre, ma anche di archiviare tali informazioni ai fini, per esempio, della ricerca storica in futuro e poi di interloquire con un'utenza variegata e posta nei più remoti angoli della terra. Dunque, la digitalizzazione è per noi importantissima, è un processo che è iniziato già dalla fine degli anni 90. Il Ministero degli Esteri è stato uno dei primi a cablare l'edificio e appunto impostare una rete digitale con la propria rete all'estero e continuiamo ogni giorno ad esplorare nuove forme e nuovi sviluppi di digitalizzazione al passo con i tempi. Siamo in contatto e siamo membri della cabina di regia appena varata dal ministro Pisano per l'innovazione, proprio per proseguire nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e siamo anche membri del CISR tecnico, cioè e del CISR politico, cioè il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica. Siamo membri del Nucleo di Sicurezza Cibernetica e come tale diamo anche il nostro contributo all'implementazione della nuova legge sul perimetro di sicurezza cibernetica. In questo momento abbiamo dato il nostro contributo per definire i soggetti che entreranno a far parte del perimetro. In effetti anche il vostro volume dà, dicevo prima, la dimensione della complessità del momento che stiamo vivendo. Abbiamo appena parlato della digitalizzazione della struttura e della comunicazione al Ministero degli Esteri, ma esiste anche una digitalizzazione della diplomazia, laddove per digitalizzazione della diplomazia intendo l'uso, di strumenti di digitali come per esempio i social media per fare diplomazia, public diplomacy essenzialmente, e questo è uno sviluppo che ha diciamo assunto proporzioni molto importanti, quindi sono strumenti di cui tutti ci avvaliamo per fare comunicazione pubblica e appunto per avere rapporti con l'utenza, ma anche nei rapporti normali di diplomatici internazionali. Mi piace sempre ricordare un aneddoto che risale al XIX secolo, quando pare che la regina Vittoria, di fronte all'invenzione del telegrafo, abbia detto a Lord Palmerston: "Bah, adesso finalmente ci libereremo degli ambasciatori che sono diventati inutili." Invece possiamo dire che succede il contrario, cioè la diplomazia si adatta e usa al meglio tutte le varie risorse che la tecnologia e gli sviluppi pongono in essere. Dall'altro lato c'è anche, se c'è una digitalizzazione della diplomazia, c'è anche una diplomazia della digitalizzazione, perché ancora, come mette bene in luce il volume, gli sviluppi tecnologici hanno creato quasi uno spazio per certi versi parallelo, per certi versi che si interseca con quello fisico, che
replica appunto ed entra in contatto con lo spazio a cui siamo abituati, ma con tutto quello che ne consegue in termini di nuove sfide diplomatiche e di sicurezza. Per questo motivo, per esempio, il Ministero degli Esteri si è appena dotato di un'unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico e per questo motivo uno dei temi di azione diplomatica che stiamo più sviluppando in questo periodo è proprio quello delle politiche della sicurezza dello spazio cibernetico. Agiamo, per esempio, da protagonisti su un dibattito in corso a livello internazionale alle Nazioni Unite perché la comunità internazionale è alla ricerca di un modo di definire e regolare con un comportamento responsabile i rapporti tra gli stati e quindi evitare che, per esempio, le tecnologie cibernetiche e digitali vengano usate in senso pericoloso per la sicurezza internazionale. Ci adoperiamo in sede Unione Europea per definire la regolamentazione appunto di molti aspetti delle relazioni internazionali. È stato appena approvato, per esempio, un Cyber Diplomacy Toolbox che mira a definire le linee d'azione, le possibili risposte ad azioni malevole da un punto di vista cibernetico di stati che non osservano il comportamento responsabile e appunto la nostra azione si sviluppa a tutto campo in un contesto che non è scevro da polarizzazioni e dunque quello che cerchiamo di fare è quello sempre di seguire le nostre linee tradizionali, cioè un multilateralismo efficace e dialogante, allo stesso tempo cercando di portare il nostro contributo di expertise su tanti dossier anche operativi, come per esempio la lotta al crimine organizzato, che ha una sua sfaccettatura particolare da un punto di vista cibernetico, ma portando, ripeto, un contributo di idee in un momento in cui la comunità internazionale sta cercando di trovare un equilibrio e di mantenere un internet sicuro, aperto e che offra piene opportunità a tutti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Carolina Polito e qualche mese fa, grazie alla possibilità offertami dal professor Darmi, ho avuto la fortuna di poter procurare insieme a lui il quaderno di geopolitica digitale. La pubblicazione si pone come obiettivo generale quello di analizzare il contesto geopolitico a seguito dell'insorgere di una serie di questioni strategiche, di policy ed etiche legate proprio alla rivoluzione digitale. Il mio capitolo, nello specifico, vuole analizzare l'evoluzione dell'internet governance, definita come lo sviluppo e l'applicazione da parte di governi, settore privato e società civile, nei loro rispettivi ruoli, di principi, norme e regole che determinano l'utilizzo di internet. L'internet governance, come illustro nel capitolo, è infatti passata dall'essere un ambito di relativamente poco interesse per le dinamiche geopolitiche a diventare in realtà un aspetto centrale nel dibattito internazionale. Questo perché agli albori di internet il ruolo statale, il ruolo degli stati nella sua gestione era relativamente limitato e la gestione di internet era stata affidata in realtà soprattutto al settore privato. Con però l'espandersi di internet e la sua fruizione da parte di un numero sempre crescente di stati, il modo in cui internet veniva gestito e quindi soprattutto il modo in cui le risorse critiche di internet venivano distribuite, diventò sempre più contestato da parte di quegli stati che ritenevano di non aver contribuito alla formulazione del modello di governance vigente e che quindi ritenevano che tale modello non rappresentasse i loro interessi specifici. Tutti gli anni 2000 sono stati quindi caratterizzati da un'intensa competizione tra i concetti di multi-stakeholderism e multilateralism che hanno proprio determinato e definito il dibattito rispetto all'internet governance. Successivamente, a seguito della conferenza globale mondiale e soprattutto della cessazione della stewardship americana su ICANN, stewardship estremamente contestata a livello internazionale, è stato definito un nuovo paradigma secondo il quale in realtà questi due concetti potessero coesistere.
di fatto coesistere. Ciononostante, però, una serie di questioni sostanziali hanno continuato a definire il dibattito sull'internet governance e a caratterizzare quindi un livello di contesa all'interno dell'internet governance. In particolar modo, il grado in cui gli stati possano affermare la propria sovranità all'interno dello spazio cibernetico continua ad essere fortemente dibattuto, specialmente in virtù del famoso spettro della frammentazione di internet, quindi dei suoi nomi dominio e indirizzi IP su diversi blocchi regionali. All'interno del mio capitolo vengono quindi analizzate le varie forme in cui gli stati abbiano affermato la propria sovranità nello spazio cibernetico e viene analizzato appunto la possibilità di tale frammentazione. Nell'analisi si evince come nel breve termine gli incentivi perché tale frammentazione avvenga risultano appunto ad oggi ancora relativamente bassi o quantomeno gli incentivi per il mantenimento di un'interconnessione globale risultano ancora maggiori rispetto che a non una frammentazione di internet. E tuttavia, occorre, viene evidenziato come l'inasprirsi di alcune tensioni internazionali o l'aumento di competitività da parte di provider privati che potrebbero in realtà beneficiare da un sistema a blocchi differenziato potrebbero essere distruttivi nei confronti del mantenimento di questo status quo. In particolare, in realtà, lo stesso avvento del 5G potrebbe avere un ruolo distruttivo rispetto al mantenimento dello status quo a causa proprio della creazione di un gran numero di dati e che gli stati potrebbero avere un maggiore incentivo a voler controllare, specialmente appunto il flusso di questi dati sui loro territori nazionali. Un altro e ultimo aspetto che va analizzato rispetto alle più recenti evoluzioni dell'internet governance è quello della sua legittimità in quanto fornitore appunto di un livello di sicurezza accettabile per tutti gli stati coinvolti. Negoziazioni rispetto allo stabilire delle regole comuni per la cyber security continuano ad andare avanti ad oggi nei due processi paralleli all'interno delle Nazioni Unite, lo UN Group of Governmental Experts e l'Open Ended Working Group, e tuttavia sembra che gli stati non siano ad oggi ancora riusciti a definire se il modo soprattutto in cui il diritto internazionale si applica al ciberspazio, se appunto il diritto internazionale umanitario possa essere applicato allo spazio cibernetico e se sia necessaria la creazione di nuove norme specifiche per regolamentare questa arena. Su una nota, diciamo, invece un po' più positiva, può essere notato come nelle ultime negoziazioni dello UNGG siano state incluse delle consultazioni con degli organi regionali proprio per cercare di aumentare l'inclusività di varie parti del mondo all'interno del processo di definizione di norme comuni per lo spazio cibernetico e questo può lasciare ben sperare appunto rispetto all'incremento di trasparenza e inclusività dell'internet governance e per un futuro in cui si possa avere un internet sostanzialmente più sicuro. Buongiorno a tutti, sono Cristian Barbieri, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali nel programma Tecnologie e Relazioni Internazionali diretto dal professor Jean-Pierre Darnis. Sono anche uno dei contributori della geopolitica del digitale con un pezzo su tecnologia e sicurezza. Come la tecnologia può aiutare le forze di sicurezza di ogni paese. In particolare in questo video vorrei portare l'attenzione su come la tecnologia può aiutare il controllo della diffusione della pandemia del coronavirus, visti i tempi che corrono. E nel volume ho diviso in tre aree geografiche per cercare di comprendere come la tecnologia stesse aiutando le forze di sicurezza di Cina, Stati Uniti e Europa. Quindi farò lo stesso in questo video.
In Cina, la patria della tecnologia ubiqua, troviamo in questi giorni un forte controllo sociale da parte delle autorità governative attraverso, ad esempio, un'app di Stato che è stata rilasciata nelle scorse settimane ed è scaricabile da utenti, dai cittadini, per poter entrare nelle stazioni di metropolitana o supermercati o edifici pubblici. Questa app dà in automatico, basandosi su dati estrapolati dal cellulare delle persone, dagli smartphone delle persone, un codice verde, giallo o rosso alle persone. In caso di codice giallo e rosso, alcuni movimenti sono vietati, come l'uscita dalle città o appunto l'ingresso in metropolitane, e si è invitati a restare in quarantena per 7 o 14 giorni. Oltre a questo, la Cina sta dotando i propri poliziotti di hardware fisici come telecamere termiche da inserire sui caschi della polizia che permettono il controllo dei cittadini ad una distanza di 5 metri, il controllo della temperatura corporea dei cittadini, invitando così, o forse arrestando, le persone che hanno una temperatura superiore ai 37,5 gradi e che si muovono per la città. Inoltre, risaputo l'utilizzo dei droni per allontanare le persone, disperdere le persone o rimandare a casa persone che si muovono all'interno della città senza appunto averne la possibilità. E in più, in ambito medico, la Cina sta utilizzando diversi robot per il trasporto di medicine tra i reparti e per la sanificazione di diverse aree dentro gli ospedali. Negli Stati Uniti invece il supporto tecnologico a questa battaglia sta venendo soprattutto da start-up e da imprese private, come è logico in un paese molto liberale e con una forte spinta dell'industria. Abbiamo diverse aziende che stanno producendo hardware per la sicurezza dei medici in particolare, quindi un esempio è il Vici Robot che permette una visita sanitaria a distanza e il BioSticker che invece è un wearable che si inserisce all'interno, vicino al cuore e controlla non solo dati cardiaci ma anche il respiro, molto importante in questa pandemia. In Europa, invece, il nostro retroterra culturale molto garantista delle libertà individuali ha prodotto negli anni scorsi importanti leggi e regolamenti dell'Unione Europea come il GDPR per tutelare la privacy delle persone. Questo ovviamente poi in ambito securitario rallenta l'utilizzo della tecnologia. E lo abbiamo visto sia nelle forze di polizia, come spiego nel volume, che anche lo stiamo vedendo in questi giorni. La Spagna è stata la prima a dotare la polizia nazionale di droni che sta utilizzando in questa epidemia da qualche giorno di coronavirus per appunto far rientrare le persone presso i propri alloggi, invitare le persone a rientrare. E in Italia abbiamo puntato molto sul telelavoro con Solidarietà Digitale, un ottimo progetto che permette alle aziende di offrire gratuitamente dei servizi alle persone e invitarle così a restare a casa e diminuire quel contatto sociale che purtroppo alimenta la pandemia. E la ministra dell'innovazione Paola Pisano ha parlato di una strategia in cantiere per l'utilizzo di dati digitali, big data degli italiani per migliorare e velocizzare un po', la ripresa del paese. Ecco, proprio su quest'ultimo punto, bisogna sottolineare che, probabilmente anche noi, nel prossimo futuro,
andremo incontro in attesa di un vaccino a delle restrizioni come stiamo già avendo adesso, e la bilancia tra privacy e sicurezza dovrà forzatamente essere spostata verso il secondo punto, la sicurezza. Non sono da escludere, quindi terrei a suggerire delle misure simili a quelle cinesi, ovviamente in un contesto democratico, quindi con molta più chiarezza di trattamento dei dati. L'obbligo per lo Stato di non condividere a terzi questi dati, e soprattutto si potrebbero fare con una chiara operazione momentanea, quindi un chiaro specifico lasso temporale in cui questi dati verrebbero presi, raccolti, e anche una chiara intenzione dello Stato di congelare e cancellare tutto una volta che l'emergenza sia finita. Quindi è importante a livello politico una coesione, credo, e un progetto che sia condiviso da tutti per implementare soluzioni tecnologiche in questa emergenza. Grazie mille. Sono ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali, lavoro nel Dipartimento Attori Globali e mi occupo di Asia, in particolar modo di Cina e Penisola Coreana. Traendo spunto da alcuni dei temi trattati all'interno del volume La geopolitica del digitale, curato da Jean-Pierre Darnis, volevo presentare quello che a mio parere è un caso esemplare per poter comprendere l'impatto economico e politico che l'innovazione tecnologica gioca oggi nella ridefinizione degli equilibri politici a livello globale. Mi riferisco alla cosiddetta guerra fredda tecnologica che oggi vede contrapposti Cina e Stati Uniti. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo deterioramento delle relazioni tra Washington e Pechino, uno scontro che si è manifestato soprattutto con lo scoppio della guerra commerciale, tema che ha monopolizzato l'interesse internazionale per tutto il corso dello scorso anno. Nonostante la partita economica non sia ancora chiusa, c'è un'altra questione che tiene banco nelle relazioni tra le due grandi potenze, ed è la questione tecnologica. Ad preoccupare infatti l'amministrazione americana è il grande balzo in avanti che la Cina è riuscita a fare nel corso degli ultimi anni nello sviluppo di tecnologie innovative ad uso civile e militare. Cosa che praticamente ha fatto della Cina uno degli ecosistemi innovativi più dinamici a livello globale in diversi settori, non solo quelli classici, come ad esempio quello della componentistica elettronica o delle telecomunicazioni, dei macchinari, del comparto automobilistico o di quello dell'aviazione, ma anche in settori che richiedono delle tecnologie avanzate, come ad esempio il settore delle energie rinnovabili, quello dell'intelligenza artificiale, quello della gestione dei big data, robotica, tecnologie spaziali e e-commerce. Se oggi la Cina si ritrova ad essere uno dei principali paesi che muovono lo sviluppo tecnologico a livello mondiale in diversi settori della digital economy, questo è soprattutto da attribuire ad una strategia di lungo periodo sviluppata, supportata ed implementata in primo luogo dallo stesso governo cinese. Certo, lo sviluppo tecnologico è sempre stato importante per la leadership cinese, ma è stato solamente con l'avvento di Xi Jinping che l'innovazione è diventato uno dei pilastri fondamentali della visione strategica cinese. Per Xi Jinping, infatti, lo sviluppo tecnologico è il vero motore che può garantire alla Cina una crescita economica stabile di lungo periodo e che può favorire la transizione e velocizzare soprattutto la transizione economica del paese da fabbrica del mondo a polo dell'innovazione. Inoltre, l'innovazione tecnologica è anche funzionale a rilanciare il ruolo della Cina a livello internazionale, presentandola come grande potenza
anche in tutta un'altra serie di settori che prima appunto non le competevano. La strategia cinese si è basata fondamentalmente su tre pilastri. Il primo di questi è stato la pianificazione e il controllo verticistico dell'innovazione da parte ovviamente del governo centrale. Una delle politiche principali di Xi Jinping è stata infatti Made in China 2025. Una direttiva nazionale lanciata nel 2015 che punta a trasformare la Cina in una superpotenza in 10 settori strategici dell'industria manifatturiera ad alto valore aggiunto. Settori tra cui figurano la robotica, la tecnologia dell'informazione, l'aerospazio, la biofarmaceutica ed anche le telecomunicazioni. L'obiettivo di questo programma è non solo raggiungere una posizione apicale nella produzione e nell'innovazione tecnologica in questi settori, ma è anche quello di diminuire la dipendenza della Cina dalle tecnologie estere. Il secondo pilastro di questa strategia è stato quello di provvedere con ingenti sussidi a sostegno della ricerca e dello sviluppo. A partire dal 2006 la Cina ha lanciato un programma di stanziamento fondi di lungo periodo, tuttora in vigore, e che impone fino al 2020 di stanziare non meno del 2,5% del prodotto interno annuo per la ricerca. Inoltre, dopo il lancio di Made in China 2025, sono stati creati anche altri fondi ad hoc per favorire, per finanziare la ricerca e lo sviluppo. Sono stati inoltre garantiti importanti sgravi fiscali per quasi tutte le principali aziende tech cinesi. Il terzo e ultimo pilastro è stato quello di mantenere delle restrizioni alla concorrenza estera e favorire le acquisizioni di aziende straniere per favorire, almeno in una prima fase, un certo tipo di trasferimento tecnologico da aziende estere a aziende cinesi. Per le aziende cinesi, mantenere il monopolio sul mercato interno è risultato un'operazione fondamentale perché ha garantito alle aziende cinesi di poter sfruttare l'enorme bacino di utenti domestico e quindi l'enorme mercato domestico, fondamentalmente subendo poca concorrenza. E poter sfruttare e reindirizzare gran parte degli introiti in nuovi progetti di ricerca e sviluppo e aumentare le quote di mercato delle aziende cinesi in mercati esteri come quello asiatico, quello europeo o quello nordamericano. Gli Stati Uniti sono stati dunque in parte colti alla sprovvista. Dalla rapidità con cui la Cina è riuscita a raggiungere degli ottimi risultati in diversi settori. Ed è mancata, in particolar modo dal punto di vista statunitense, una strategia organica che potesse prevenire i problemi derivanti dall'ascesa di un competitor che ad oggi di fatto mette in discussione il primato americano in diversi settori. Questo non è un problema solo statunitense, è un problema anche europeo. Infatti, sia le aziende, beh, sia gli Stati Uniti, sia l'Europa faticano a trovare degli strumenti adeguati per contrastare la competizione cinese senza andare contro i propri valori economici. Washington, ad esempio, può contare su enormi aziende tecnologiche, tuttavia non ha il potere di mobilitarle così come può fare il governo cinese e allo stesso tempo non può permettersi di intervenire in maniera pervasiva nel mercato per poter avvantaggiare le proprie industrie. Complice anche la perdita di competitività
a livello internazionale delle aziende statunitensi, e l'attuale amministrazione americana sta puntando principalmente su un'altra questione centrale, sorta da quando la Cina è diventata uno dei principali paesi innovatori, ovvero quello della sicurezza. Questa è una questione dibattuta anche in Europa, di cui se ne è parlato molto, soprattutto lo scorso anno, quando si è discusso circa l'opportunità di far partecipare le aziende cinesi o di utilizzare componentistica cinese per la realizzazione delle nuove reti di telecomunicazione di quinta generazione, quindi tutta la tecnologia 5G. E il dibattito non si è esaurito, gli Stati Uniti hanno fatto una forte campagna di lobbying per cercare di convincere i propri partner europei a non adottare tecnologia cinese per la realizzazione delle reti 5G. Diversi paesi hanno aderito alla linea statunitense. Tuttavia, nonostante l'Europa, almeno i principali paesi europei, condividano i timori degli Stati Uniti riguardo ai problemi di sicurezza connessi alle compagnie cinesi, al momento l'idea di approvare delle restrizioni che discriminino direttamente e esplicitamente le aziende cinesi non rappresenta al momento una via percorribile. L'approccio europeo in questo senso sembra essere più razionale. Quindi, ad esempio, in un settore come quello delle telecomunicazioni, basato su enormi catene del valore internazionale, pensare di escludere totalmente un attore rilevante come la Cina è estremamente difficile. E soprattutto dal punto di vista europeo, questo non risolve il problema. Al momento, questa guerra fredda commerciale, questa guerra fredda tecnologica, si è manifestata solamente nel campo delle telecomunicazioni. Tuttavia, ci dovremmo aspettare di vedere una crescente competizione tra Stati Uniti e Cina anche in molti altri settori. Buongiorno a tutti, il mio nome è Nicola Bilotta e lavoro come ricercatore al Centro Affari Internazionali nel programma di Economia Politica Internazionale. Ho contribuito allo sforzo di ricerca La geopolitica del digitale con un contributo dal titolo Investimenti intangibili, concentrazione dei mercati e implicazioni politiche. La riflessione nasce da un libro uscito 2 anni fa a firma di 2 economisti inglesi dal titolo Il capitalismo senza capitali. Il libro si interroga su quali siano le conseguenze economiche dell'aumento e dell'incremento degli investimenti in asset intangibili nell'economia globale. Prima di tutto spieghiamo bene cosa sono gli asset intangibili. Per asset intangibili si intendono tutti quei beni non incorporati fisicamente, come macchinari, capanni o in attività finanziaria. Gli asset intangibili quindi fanno riferimento a 2 macro aree di beni. Da una parte abbiamo quelli relativi alla proprietà intellettuale, come ad esempio i copyright o i brevetti, mentre dall'altra quelli relativi ad aspetti e ad asset competitivi, come ad esempio i dati o i software oppure le piattaforme digitali. Nel 2013 abbiamo assistito per la prima volta nella storia del capitalismo a un volume di investimenti in asset intangibili superiore a quello in asset tangibili. Questo chiaramente fa riferimento ai grandi cambiamenti che l'economia e la supply chain globale sta attraversando grazie alla digitalizzazione e ai nuovi mezzi di produzione e di competizione. Se infatti pensiamo alle grandi aziende, alle grandi multinazionali, come ad esempio Amazon, Alphabet, Microsoft, e Microsoft hanno una capitalizzazione totale di quasi 4,4 trilioni di dollari. E secondo alcuni studi, solo il 5% di questo valore è dovuto agli asset tangibili che essi hanno. Quindi il grande valore di queste aziende è dato dagli asset intangibili che loro possiedono. Se in effetti possiamo pensare erroneamente che si tratta di un cambio nelle preferenze di investimento
da asset tangibili a asset intangibili per una serie di motivi che però non hanno conseguenze nelle dinamiche di mercato, lo pensiamo in maniera erronea, perché gli asset intangibili hanno delle caratteristiche diverse rispetto agli asset tangibili, quelle che possono essere classificate come le tre S. La prima, i costi sommersi. Gli asset intangibili, infatti, solitamente richiedono degli investimenti molto cospicui per essere sviluppati, ma allo stesso tempo possono essere poi riprodotti molte volte o in maniera infinita, senza costi o con costi marginali bassissimi. Pensiamo alla piattaforma Facebook, per esempio. Una volta creata, può andare su ogni computer, su ogni cellulare, su ogni tablet, su ogni iPad, con dei costi marginali per l'azienda che l'ha sviluppato pari a zero. La seconda caratteristica è che essi tendono a sviluppare sinergie. Questo significa che un asset intangibile tende a poter essere utilizzato per diverse attività, quindi lo rende facilmente interagibile con asset tangibili e asset intangibili. Se pensiamo ad esempio a un cellulare, o sia sì, un cellulare, e sappiamo che il prodotto merce che noi troviamo al supermercato è il risultato dell'interazione tra diversi asset intangibili e l'asset tangibile, che è il cellulare che abbiamo in mano e tutte le parti che lo compongono. L'ultima caratteristica è che essi tendono a favorire quello che viene definito lo spillover effect, e cioè un effetto di mercato per cui questi asset sono facilmente imitabili dalle aziende concorrenti. Se pensiamo all'iPhone, per esempio, quando venne lanciato nel 2007, fu un prodotto straordinario perché il design era particolarmente innovativo. Un cellulare a tutto schermo non si era mai visto prima. Il giorno dopo, però, tutte le grandi aziende di telefoni hanno sviluppato dei cellulari con una simile caratteristica. Questo significa che bisogna cercare di capire se l'aumento degli investimenti intangibili e quindi la crescita e l'importanza degli investimenti intangibili nella nostra economia si può ricollegare a quello che è uno dei grandi trend che la nostra economia sta attraversando, e cioè quello della concentrazione dei mercati e dell'aumento del differenziale produttivo tra le aziende leader dei diversi settori e i concorrenti. Secondo uno studio degli economisti Diez e Duval del 2019, il 10% delle imprese che ha il rapporto tra costo e prezzo dei propri prodotti e servizi sono risultati essere le più produttive, le più profittevoli e quelle a più alta intensità di capitale intangibile. Quindi forse qualche collegamento c'è. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che potremo discutere presto di questo argomento e di tanti altri argomenti quando presenteremo il volume a Roma. Un caro saluto. Salve a tutti, sono Francesca Bitondo, responsabile dei rapporti istituzionali di Microsoft per l'Italia e l'Austria. Sono lieta anche io di apportare il mio contributo con questo video, dopo aver partecipato alla stesura di un capitolo, del quaderno sulla geopolitica del digitale promosso dall'Istituto Affari Internazionali e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Sono lieta di poter parlare oggi di una tematica che ancora nel panorama italiano resta abbastanza di nicchia, eppur ha un'importanza fondamentale, sia per la sua attualità, sia per le ripercussioni e le conseguenze che questo avrà sull'ordine giuridico internazionale. La tematica di cui voglio parlarvi oggi è l'accesso ai dati nell'ambito del cybercrimine transfrontaliero, e in particolar modo mi concentrerò sul regime europeo, su quello che l'Unione Europea sta in particolar modo facendo in questo settore, in questo ambito, e dall'altra parte l'equilibrio transatlantico, dove per equilibrio transatlantico facciamo riferimento ai rapporti tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti sulla tematica,
ma guarderemo anche quello che sta succedendo al di là di questo, diciamo, di queste due sponde a livello internazionale con la Convenzione di Budapest, conosciuta anche come la Convenzione sul cybercrimine. E i passi che si stanno compiendo e che la comunità internazionale sta compiendo in questo senso. Innanzitutto la tematica è di grande attualità. Infatti, come tante altre cose, la tecnologia ha cambiato radicalmente il modo in cui interagiamo e in questo senso ovviamente anche il tema dell'accesso ai dati. Qualora ci siano delle indagini penali internazionali, quindi dei cybercrimini transfrontalieri. Quando parliamo di cybercrimine, vengono in rilievo due tipi di crimini, ossia sia i crimini relativi a dei contenuti, quindi all'utilizzo degli strumenti informatici per compiere, diciamo, come mezzo appunto per compiere un crimine, e quindi facciamo riferimento ad esempio all'uso dei social media, come anche l'utilizzo di contenuti. Pensiamo per esempio ad un'email che viene mandata da un terrorista da uno stato A a uno stato B nel mondo, ma facciamo riferimento anche alle vulnerabilità dei sistemi informatici, quindi dei criminali che sfruttano delle vulnerabilità informatiche per compiere un crimine. La tematica è particolarmente attuale perché i dati, le prove elettroniche sono sempre più utili ai fini delle indagini penali internazionali e molto spesso queste prove elettroniche risiedono in posti diversi rispetto a dove è stato espletato un crimine. Quindi, per fare un esempio concreto, il contenuto di una mail che si trova in un data center in Europa, seppur il criminale risieda negli Stati Uniti. E per questo motivo si impone l'esigenza di collaborare tra i vari paesi interessati. Non abbiamo tempo in questa occasione per andare nel dettaglio delle varie proposte che appunto ho menzionato prima, che stanno pure avanzando a livello tanto europeo quanto internazionale. Mi preme semplicemente segnalarle perché l'Unione Europea dal 2018 sta compiendo dei grandi passi avanti sulla tematica. Infatti nel 2018, in aprile, è stata presentata una proposta di regolamento proprio per istituire un meccanismo unico di accesso alle prove elettroniche. Le discussioni sono tuttora in corso, in particolar modo il Parlamento europeo, al momento della registrazione di questo video, si sta occupando di emendare, di proporre emendamenti e di discutere della tematica. Che appunto vede chiaramente il bilanciamento di interessi ben fondamentali, come possono essere la libertà di espressione, la privacy da una parte, la confidenzialità delle informazioni, e dall'altra parte dei problemi di carattere di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o europea. Il punto fondamentale che occorre ritenere, occorre ricordare di questo processo che sta portando avanti l'Unione Europea è il meccanismo totalmente nuovo che inaugura. Infatti, mentre prima il meccanismo, soprattutto promosso dai cosiddetti MLAT, cioè i Mutual Legal Assistance Treaties, prevedeva principalmente un meccanismo farraginoso, a volte vetusto rispetto a come funziona la tecnologia oggigiorno, l'Unione Europea introduce un meccanismo per cui i fornitori di servizi digitali, che sono appunto in primo piano i protagonisti in questo meccanismo, vengono direttamente coinvolti nella richiesta di informazioni. Quindi ora un paese non dovrà più passare dall'autorità giudiziaria di un paese, di uno stato A a uno stato B, secondo dove il crimine è stato commesso, ma si può intercedere direttamente nella richiesta dei dati con il fornitore dei servizi digitali, secondo quello del rappresentante
legale che ha istituito per occuparsi di queste richieste. Come detto prima, la discussione è ancora in corso, ma è una tematica fondamentale, per come il crimine ormai è diventato trasfrontaliero, soprattutto il cybercrimine è diventato trasfrontaliero. In egual modo, gli Stati Uniti si sono attrezzati nel marzo 2018 con il così chiamato Cloud Act, che prevede, tra le altre cose, la possibilità di istituire degli accordi esecutivi bilaterali, quindi prevede la possibilità per gli Stati Uniti di stringere accordi con altri paesi proprio per disciplinare la materia. E ad oggi sono stati effettuati degli accordi già, tra cui più importante con il Regno Unito, e sono in fase di negoziato anche l'accordo con l'Unione Europea, che sarà quindi fondamentale per disciplinare la materia e per bilanciare interessi fondamentali quali da una parte la privacy, la libertà di espressione, dall'altra parte la sicurezza pubblica. Da ultimo vorrei menzionare a livello internazionale la Convenzione di Budapest, che oggigiorno vede una fase di negoziato proprio per ammodernare il meccanismo. La Convenzione di Budapest, meglio conosciuta come Convenzione sul cybercrimine, è entrata in vigore nel 2004, ratificata da diversi stati, compreso gli Stati Uniti, nel 2006. E sta attraversando questa fase di negoziati per modernarlo sotto l'egida del Consiglio d'Europa. Altro strumento fondamentale perché ci ricorda l'importanza della multilateralità dell'argomento, ma soprattutto lasciatemi passare il termine, del multi-stakeholderism, cioè questo nuovo modo di approcciare queste tematiche globali, queste tematiche internazionali, che va oltre il semplice dialogo intergovernativo, o comunque tra istituzioni internazionali, ma prevede altresì il dialogo con terze parti, che si possa essere società civile, soggetti privati, e in particolar modo questo dialogo è quanto mai fondamentale per questa materia, essendo i fornitori di servizi digitali in prima linea per la gestione, l'accesso alle prove elettroniche. Quindi una tematica sicuramente complessa, contemplando diversi diritti, diversi nonché diversi doveri e soprattutto diverse leggi penali nazionali con le diversità dei vari casi, ma sicuramente una tematica che quanto mai richiede la collaborazione internazionale, quanto mai richiede un approccio di diversi stakeholder che siedano allo stesso tavolo e capiscano come meglio gestire la tematica che resti quanto più possibile a beneficio della società, delle autorità che conducono le indagini e della giustizia penale internazionale. Grazie a tutti. Thank you.